coalizione con un pezzo di Movimento 5 Stelle di fuoriusciti, per quello che va bene. Tutto il dibattito interno su pezzi di 5 Stelle, c'è questa sorta di lunga caduta delle stelle, sembra di essere nella notte di San Lorenzo, ma quante stelle cadenti troviamo a giro tra una scissione e l'altra, tutta questa roba non interessa. Cioè, a me quello che interessa è che Draghi faccia Draghi. Se Draghi fa Draghi senza stare a ascoltare nessuno, allora il paese è più forte. Se ci mettiamo a inseguire un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, è l'ultima dichiarazione di Salvini, è quello che dice Di Maio, è quello che replica Conte, allora il paese rischia veramente di andare alla debacle. Quindi la mia proposta è un appello alla responsabilità del Presidente del Consiglio. Sono convinto che se ci sarà questo appello ci saranno ulteriori pezzi del Movimento 5 Stelle che seguiranno Draghi e abbandoneranno Conte, anche perché Draghi è una persona seria, uno statista. Conte è una persona rosa dall'invidia, uno stagista. Lei sa che in questi giorni è stato paragonato a Conte, cioè Conte è stato paragonato a Matteo Renzi, il Conticidio al Draghicidio. Ho querelato per molto meno, le segnalo, però battute a parte, noi quando abbiamo fatto la crisi ci siamo dimessi, abbiamo lasciato le poltrone, non come i 5 Stelle che negano la fiducia ma rimangono abbarbicati alle seggiole. Grazie ragazzi.